Sono state ufficialmente emesse le motivazioni della Corte d'Appello federale in merito al ricorso poi rigettato da parte del Taranto Football Club 1927 circa la conferma dei 4 punti di penalizzazione inflitti dal TFN lo scorso marzo per il mancato pagamento dei contributi IMSS ed IRPEF di dicembre del 2023. Questo il contenuto del documento riguardo alla omogeneità della sanzione. È infatti del tutto irragionevole che la sanzione di 2 punti sia ricollegabile tanto all'ipotesi dell'omesso versamento di una sola delle obbligazioni IVI previste, ritenute IRPEF o contributi INPS, quanto a quella obiettivamente diversa dell'omesso versamento cumulativo di tutte quelle obbligazioni. Del resto, il fatto che ognuna di quelle obbligazioni sia in realtà autonoma ed indipendente rispetto alle altre, si desume agevolmente dal fatto che diversi sono i soggetti creditori, Stato ed INPS, diversa è la loro natura giuridica, tributaria nel caso delle ritenute IRPEF, previdenziale nel caso dei contributi INPS, e diversa ancora è la loro finalità di fiscalità generale, quella delle ritenute IRPEF sostanzialmente di garanzia. Per i lavoratori del settore, quella dei contributi IMSS. Il club rossoblu, ora, come annunciato negli scorsi giorni attraverso un comunicato stampa ufficiale, potrà presentare quindi ricorso al collegio di garanzia del CONI. Su questa problematica si è espressa anche l'avvocato Fiorillo, assistente dell'avvocato Chiacchio, ingaggiato dal Taranto Football Club 1927, dice l'avvocato Fiorillo. Il CONI si riunirà in breve tempo, ma nelle more dovrebbero essere sospesi i playoff, come già avvenuto in passato con il ricorso del Siena. Credo che questo accadrà anche a seguito della nostra richiesta. Credo e spero che saranno rilasciate le motivazioni in settimana. In questo modo avremo anche le idee più chiare su questo nuovo orientamento che sta seguendo la giustizia sportiva, perché prima, per gli inadempimenti contestati al Taranto, venivano addebitati solo 2 punti di penalizzazione, in quanto il mancato pagamento di IMSS e IRPEF veniva considerato un unicum, mentre oggi sono considerati separatamente. Lo slittamento potrebbe essere di 10-15 giorni, ma dipende sempre dalla data del nostro deposito. E l'informazione sportiva prosegue su www.giornalerossoblu.it.